Qua, come vedete, sono ritornata con un altro video, finalmente, perché questo video spero che lo vediate martedì 2 luglio. Lo sto girando domenica 30 giugno, ma in pratica nell'ultima settimana che è passata non ho caricato video, ragazze, perché comunque ho avuto una settimana un po' impegnata e mi dispiace, vorrei comunque almeno fare un video a settimana, quindi adesso sto girando. Infatti sono in condizioni un po' così, chiedo scusa, sono praticamente in pigiama. Ma se non lo giro adesso questo video non lo giro più, perché poi si aspetta un'altra settimana impegnata e quindi non ho tempo in pratica. Non riuscirò a ritagliarmi un po' di tempo, quindi giriamolo adesso comunque per cercare anche di tenere un po' attivo il canale. Voi, come naturalmente sicuramente l'avete visto dal video, è un video haul. È un video haul di cose accumulate, perché comunque ho fatto un po' di shopping, nel senso, vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto. Sono stata settimana scorsa, cioè quella prima che di questa che sta finendo, sono stata un'oretta, 2 ore circa, a un centro commerciale che è aperto da poco a Napoli, che si chiama La Birreria, che è proprio Napoli Centro in pratica. Così, per curiosità di vederlo, perché comunque è stato creato da un vecchio stabilimento della birreria Peroni, e quindi un po' la curiosità. Dove ho fatto un po' di shopping, non ci sono tantissimi negozi, sono veramente pochissimi negozi, però vabbè, c'è Pittarosso, c'è H&M, ci sono comunque pochi negozi, però sono quelli un po' più, diciamo così, un po' più in, ecco. E poi vi faccio vedere degli acquisti che ho fatto in questi 2 giorni, 3 giorni. Sono stata tutto il weekend a Formia, sono tornata oggi pomeriggio perché Mauro, vabbè, la famiglia di Mauro lì ha una casa e siamo stati 3 giorni noi con il fratello e la fidanzata. E là pure ho fatto un pochetto di shopping tra il centro commerciale Itaca, che si trova a Formia, e un po' sul corso di Formia. E poi, se non mi sbaglio, qualche cosa vi fa vedere anche da internet. Vabbè, comunque, cominciamo. Cominciamo dalle cose che ho comprato dalla birreria. Sono stata da Pittarusso perché volevo un paio di scarpe così da tutti i giorni, né troppo basse né troppo alte, magari da abbinare su tutto. E ho trovato queste molto carine, molto molto comode. Ve le faccio vedere. Sono queste scarpe, così vedete, hanno un tacco comunque, a parte la zippa, ma un tacco che comunque tranquillamente ci puoi camminare. Molto carina in cuoio, penso che comunque il cuoio sia un colore più o meno che vada bene su tutto. Queste sono di Laura Ferres, io ho preso un 39, anche se in genere sono il 40, mi è andata la scarpa, ma più 40 che 39. Comunque questa l'ho pagata, cioè le ho pagate 40 euro, è un po' troppo, però comunque sembrano fatte bene, ancora le devo provare, però le proverò subito, cioè presto. E niente, quindi questo è stato il primo acquisto. Poi Idea Bellezza mi servivano delle cose, quindi ci sono entrata. Allora, ho preso una confezione di due Autan protezione attiva. A me le zanzare mi massacrano. L'offerta era buona perché li ho pagati due, ve lo dico subito che c'è lo scontrino da qualche parte. 2,8 euro. Pensate, io l'anno scorso ne comprai 1,5 euro, quindi 2,8 euro è ottimo. E scontati, perché poi dalla confezione venivano segnalati a 12,90. Io veramente mi mangiano le zanzare, quindi ne ho bisogno, e quindi li ho presi. Poi ho preso una doccia bronze della Pibo all'alte di cocco. Questo è in offerta, sì, questo tipo sta marcato 3,50 euro, ma l'ho pagato 2,25 euro. Questi sono anche molto molto buoni. Io l'anno scorso e quest'anno ancora, perché la bottiglia è grande, sto usando quella della Collistar e mi trovo benissimo. Però mi trovavo lì, la Collistar comunque è a poco meno della metà, quindi penso che non ce la farò a fare tutta l'estate. E quindi ho preso questo, che comunque anche questo è molto buono. E vabbè, pagato 2,25 euro, lo fanno sia al cocco, all'arancia e non mi ricordo che cosa, però mi piace, adoro il cocco, e quindi ho preso questo. Poi ho preso il gel dell'aloe vera perché l'ho finito,
Presso questo di Provenzale che io ho già provato in passato, mi sono trovata bene, 98% di aloe vera, vabbè, è un 150 ml e l'ho pagato poco questo, 6,90 euro, ma veramente buono, già l'ho provato in passato, mi sono trovata bene, quindi mi serve urgentemente, perché questo per me è essenziale, specialmente in estate, è ottimo per le scottature, è ottimo per dopo averti rasata, dopo le punture di zanzara, quindi è molto molto per me è essenziale e quindi l'ho preso. E poi penso basta. Sì, ok, queste sono state le cose che ho preso da Via Pellizza. E poi passiamo a H&M. Noi H&M ho preso, allora, ho preso due cose, un pantalone per lavorare, vabbè, ma il classico pantalone nero morbido che già vi ho fatto vedere tipo di Zara, di altri brand, pagato 10 euro, quindi il prezzo è buono, l'ho preso per lavorare. E poi ho preso questo copricostume, molto sciallo, insomma, nero, con i fiori qua, le cose, pagato solamente 10 euro. In taglia S perché comunque questi calzano larghi, questi da quando vado mai al mare, adesso devo andare in vacanza, quindi magari per andare per scendere sulla spiaggia, per queste cose qua, appunto ho pagato 10 euro, c'era sia così anche tutto nero e tutto bianco. Ok, adesso passiamo a Sephora Online, ho fatto un ordine con mia cognata, lei ha preso un profumo. Io ho preso, infatti devo ancora provare il libro, però presto, ho preso della Patchology questo set da 5 patch per gli occhi, al tè verde più estratto di... No, scusate, questo è un ordine che ho fatto insieme al mio fidanzato, perché è il compleanno del padre, il maschio del padre, e ho preso questo, che sono appunto 5 pezzi di patch al tè verde, vitamina C e non so che cosa perché c'è scritto in inglese. Molto carini, dovrebbero essere buoni perché comunque costano sui 15-16 euro, poi col 20 li ho pagati 2-3 euro in meno, però comunque li ho voluti prendere, ho voluto provare comunque qualcosa di buono. Speriamo che sono buoni. E niente, quindi ho preso questi, magari se c'è qualcuno di voi che vuole, cioè li abbia utilizzati, vi faccio sapere, oppure se volete che faccio la prova con voi, la facciamo insieme. Comunque sono illuminanti, vabbè, comunque ho preso questi. Ok, poi vabbè, H&M campioncini, un Estée Lauder, vabbè, io da proprio già l'ho usato in passato, nella colorazione 4N1. Non mi ricordo adesso quale usavo in passato. E poi anche questo di Lancôme Tint Idol Ultra Wear nella colorazione beige Diafanè. Vabbè, questi magari li proveremo qualche volta. Ok, e questi sono gli acquisti che ho fatto appunto al centro commerciale La Birreria. Adesso passiamo agli acquisti che ho fatto appunto in questi 3 giorni, 2 o 3 giorni a Formia. Allora, ho preso in una profumeria che si trova proprio sul corso a Formia, che si chiama Marisa Profumerie. Ho preso due prodotti. Ho preso, mi serviva uno spray termoprotettore perché l'ho finito, ma io usavo uno che ho comprato su Maquilaia, pagato tipo 1,50 euro. Vabbè, non ho trovato problemi nel senso di utilizzarlo, però magari volevo utilizzare veramente qualcosa di buono. E ho trovato in questa profumeria questo qua della Biopoint, che è uno spray termoprotettore, addirittura questo arriva fino a 230 gradi la protezione. Io quelli che usavo massimo 180, quindi magari è buono anche per quando si usa la piastra. Questo è un 100, non 200 ml, perdonatemi, 12 mesi dall'apertura di scadenza, pagato 9,50. Fatemi sapere magari anche questo se per caso l'avete utilizzato e mi fate sapere. Ok, e poi sempre in questa profumeria ho preso questo prodotto di Diego Dalla Palma che si chiama O Sole Mio, che è un olio, ragazze, molto molto buono. Infatti adesso magari lo metto con voi. È un olio solare protettivo, cioè nel senso può essere utilizzato sia prima in posizione del sole sia durante che dopo, visto che
Io purtroppo con i capelli ci tengo tantissimo. I capelli sapete che con il calore di qualsiasi genere si rovinano. Lei, cioè, io l'ho comprata perché lo cercava mia cognata e poi mi sono fatta, mamma mia, un profumo spettacolare. Mi sono fatta convincere a prenderlo. Il profumo è eccezionale. Naturalmente, io lo vado solo ad applicare sulle punte, adesso magari così. Giusto perché le punte comunque sono quelle più secche, ecco. E quindi l'ho preso pure io, mi sono incuriosita. Comunque, questo prodotto è un 90 ml, dall'apertura dura 12 mesi di scadenza e costa 15 euro. Io mi sto trovando bene, cioè nel senso, l'ho usato ieri, stamattina e stasera in pratica. E niente, mi piace molto, quindi ve lo consiglio, voi vedete dalla palma sapete che è il top. E quindi l'ho preso. Poi nel centro commerciale invece di Ithaca, California, sono stata da The Gemis perché volevo comprare un pigiamino un po' più così carino per adesso che devo partire a fine luglio. E l'ho preso, ce n'erano vari, costano poco, canottiera e pantaloncino, costano 15 euro, ce ne sono varie fantasie, canotta stretta, canotta larga, ce ne sono veramente tanti. Io l'ho preso molto semplice alla fine, però mi piace molto, è carinissimo e ve lo faccio vedere. Allora, la parte di sotto è bianca con questi cosi qua che non sembra manco, magari un po', non sembra neanche secondo me un pigiama, che comunque ha tutto questo merletto qui. E la parte di sopra invece molto carino, è così. Sempre questa canottiera qua che richiama un po' il pizzo, diciamo così, non so come si chiama questo tipo di pizzo. E poi qui al centro c'è scritto I believe red lipstick, cioè carinissimo. È un pigiama, ma secondo me può essere anche tranquillamente usato come tutina, insomma. Carinissimo. Ho preso una taglia M perché la L mi sembrava esagerata. Io in genere prendo sempre taglia L, infatti anche questo pigiama che ho su di Chiavi che vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul. Ho preso una L e diciamo vabbè, sotto già si è un po' stretto perché quelli di sotto subito si stringono. Questo diciamo mi va un po' largo, però veramente quello di questi di The Zenis li vedevo troppo enormi. Comunque, però dovrebbe essere comunque di qualità decente, quindi come regola non dovrebbero stringersi. E quindi vabbè, ho preso questo. Fatemi sapere se vi piace. Ok, poi oggi di ritorno da Formia. Ci siamo avviati presto per non trovare il traffico della domenica perché quelle zone domenica non si può. Ci siamo allungati, abbiamo fatto diciamo così il giro e siamo andati a Campania perché io dovevo ritirare delle cose da Chiavi per quanto riguarda delle cose che ho prenotato e quindi faccio vedere quello che ho comprato. Allora, ho preso in pratica lo stesso pigiama che ho addosso. Perché ve lo dissi che mi sono piaciuti tanto e l'ho preso sempre in taglia L e l'ho preso proprio uguale a come ce l'ho, vedete? Bianco, ro cioè, rosa con i cuori bianchi, questo invece con i cuori rossi e stessa cosa appunto il sopra. E poi l'ho preso anche, ne ho presi due, infatti ne ho buttati tre vecchi e l'ho preso infatti uguale poi invece con l'azzurro. E le stelline, sempre taglia L, sono uguali in pratica, costano 6 euro ragazzi, però io cioè, mi sto trovando bene, sono freschi, poi 6 euro che ti vai comprando e quindi adesso io ho in pratica quest'anno rinnovato un po' i pigiami, ho 4 pigiami nuovi, infatti ne avevo 2 o 3 li ho buttati tutti, anzi 2 di Primark che ho comprato l'anno scorso che ho preso troppo grandi, mi vanno veramente enormi, li ho regalati a mamma, guarda mamma, sono nuovi in pratica, li ho messi 2 volte, usali tu. E quindi niente, questi appunto 6 euro l'uno. Poi, sempre nella rotazione, avevo inserito anche questo top che domani devo provare. Speriamo che mi vada, così a occhio dovrebbe andarmi. Molto carino, nero con lo scollo all'americana e qua nei lati pizzo. Penso che dovrebbe andarmi tranquillamente bene. Io questo lo voglio mettere con i pantaloni a vita alta e inserirli dentro. Questa taglia M. Ho pagata 10 euro e poi sempre da Chiavi siamo entrata
E ho dato anche un occhio ai saldi, perché i saldi qui in campagna sono cominciati in pratica ieri. E ho comprato un costume, vi faccio vedere. Purtroppo la parte alta non era scontata, infatti vabbè, mi sono lasciata fregare perché pensavo che era scontata anche la parte sopra, perché poi era nella sezione sulla saldi. Vabbè, non fa niente. Comunque, la parte di sotto l'ho pagata in sconto 3 euro, che è questo qua, fondo blu scuro con questi, diciamo così, fiori che vanno nel blu e nel giallo. E la parte di sopra io ce l'avevo qua, che poi l'ho anche indossato oggi per vedere se mi andava, non lo trovo più, eccolo qua. E la parte di sopra è così, molto particolare, così classico con le coppette, perché mi piacciono così, con la coppetta preformata, che richiama sempre lo stesso stile, però poi qua di lato ha questa molla blu e oro, e dietro poi ci si può regolare. E si infila così da 1 a 3. Io ho messo a 1 perché cioè mi va bene una quarta, però comunque troppo stretto poi mi uccidevo. E questo purtroppo, vi ripeto, stava vicino ai saldi, però purtroppo l'ho pagato a prezzo pieno 14 euro, quindi è venuto 17 euro. Tanto non è, perché comunque i costumi buoni costano 35-40 euro, però vabbè. E adesso oggi l'ho messo, mo dopo lo lavo e vediamo poi come si comporta. Comunque mi è piaciuta comunque la fantasia ed è un modello diverso da come lo porto io, perché ultimamente li porto questi a vita alta, quindi va bene così e quindi l'ho preso. Anche di questo fatemi sapere se vi è piaciuto e penso che io abbia finito. No, mi sono rimaste le ultime due cose. Sempre per quanto riguarda il centro commerciale della birreria, vabbè io ve la faccio vedere, non mi interessa, però vabbè. Fa parte della mia vita praticamente. Mi sono comprata la maglia del Napoli perché io non ce l'ho originale, mai avuta, perché era in super sconto. Questa naturalmente è della passata stagione. Questa è, se non mi sbaglio, quella del campionato, non è quella della Champions. No, forse è quella della Champions. Sapete che non mi ricordo. Non mi ricordo se era quella ufficiale per la Champions o per il campionato. Comunque, vabbè. L'ho pagata con il 50% 20 euro e mi sono contenta perché l'ho sempre voluta e quando vado allo stadio naturalmente questa la metterò, non è che la metto per uscire, però vabbè, la voglio far vedere, comunque io sono tifosa, molto tifosa e quindi niente, l'ho presa. E poi vi faccio vedere una cosa, che pensate, io questo articolo che vi faccio vedere, penso di averlo comprato più di un mese fa, feci un ordine su ASOS con mia cognata. E io presi questo pantalone convinta che mi piacesse. Lo andai ad aprire, così ma di sfuggita. Oddio, no, è trasparente. E l'ho dato al mio fidanzato, guarda, ridaglielo a Ferdi, si chiama Ferdi mia cognata, lo deve rendere. Ma ora non gliel'ha più dato. Andando in vacanza insieme oggi, aprendo la valigia, aprendo la macchina, stava ancora lì. Fatto, guarda Ferdi, facciamo una cosa, adesso me lo porto a casa, lo provo, magari se non... Perché ho convinta che fosse troppo trasparente. Magari se è troppo trasparente, magari lo uso così adesso quando vado in vacanza per andare avanti e indietro. Peccato perché è bellissimo, cioè è trasparente, è un po' velato, però secondo me di sera, poi è un po' così a campana, di sera con un top sopra, magari anche quello nero che ho preso, faccio la bella figura perché veramente mi fa un bel fisichetto. Questo è della marca Boohoo. Appunto su ASOS, non mi ricordo, se trovi il link lo lascio sotto. Comunque ho pagato circa 18 euro, se non mi sbaglio in saldi però. E niente ragazze, ah no, l'ultima cosa, feci un ordine su Amazon, cercavo una crema dopo puntura, perché dopo, sapete, dopo le punture ti prode, no, la pelle, e ho preso questo prodotto della Veleda, che si chiama Urtica Gel, che si chiama appunto dopo punture, indicato in caso di punture di insetti, meduse e lievi arrossamenti. E addirittura l'ho messo anche oggi dopo il baffetto. Mi sono trovato bene, insomma, è un prodotto naturale della Veleda, pagato su Amazon sui 7 euro. Vi lascio il link sotto. E niente, magari se vi interessa oppure se già lo conoscete, comunque, vabbè, io l'ho preso. E niente, ragazzi, adesso veramente è tutto. Vi ho fatto vedere un pochetto di cose, eh? Però comunque non ci ho messo tantissimo. Vabbè, io come sempre spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, se vi è piaciuto, mi mettete un like, commentare, condividere. Sotto la box di informazioni vi lascio i miei link social, Facebook, 21 Buttons, Instagram.
gruppo di Facebook. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!